La sono presa con i traghetti in partenza dalla Sardegna. Arrivati con 2 ore di ritardo nel porto di Golfo Aranci, non sono potuti ripartire per il continente. Correndo fino a 78 km l'ora, il vento proveniente dal mare ha fatto ritardare anche i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Fiumicino. Mentre quasi tutti gli stranieri sono già partiti, domani 25 aprile, anniversario della nostra liberazione, 3 milioni di italiani continueranno a percorrere il ponte fino al 1° maggio. Instancabili gli occhi, i rullini di ricambio negli zaini, signori, c'è ancora tanta bellezza di cui godere.